C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti. In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi. Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario. Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce! Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!» Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali. Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso. Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione. Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità. Vuoi correre contro la lepre? Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu? Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai. La tartaruga andò dalla lepre. Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti. La lepre, incuriosita, chiese: Dimmi, perché mi stavi cercando? Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce. E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta. Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa. Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi. Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara. E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla. Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere? Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti. Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota. Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace. Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza. Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince. Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno. A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota. La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre.
In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo. Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'. La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga, invece, continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva. Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida! E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre. Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà. Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità. Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo. La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno. Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca. Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo? No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando. Allora andò dal maiale. Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare? No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi. Dopo un po' si rivolse al cane. Mi aiuti a cercare un po' di cibo? No, è troppo caldo e non riesco a camminare. Alla fine passò dalla paperella. Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare? Non posso! Fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua! Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo. Guarda, mucca! Ho trovato dei semi di grano! Vuoi aiutarmi a piantarli? No, te l'ho già detto. È troppo caldo. Allora andò dal maiale. Maialino, ho trovato dei semi di grano! Li piantiamo insieme! No, non posso. Fa troppo caldo per questo tipo di lavoro. Quindi si diresse dal cane. Ho trovato dei semi di grano. Ti piacerebbe piantarli insieme a me? No, fa troppo caldo. Alla fine andò dalla paperella. Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano. Vuoi che li piantiamo insieme? No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua. E va bene,
vorrà dire che li pianterò da sola. Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno. Che vuole venire con me a tagliare le erbacce? Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti. Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto. Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace. Vorrà dire che lo farò da sola. La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto. Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo? No, non posso. Ciao maiale, e sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me? No, non posso, non mi va. Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme. Chi? Io? Non ci penso nemmeno. Ciao Paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi? Non posso proprio. Va bene, lo farò da sola. La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici. Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta? Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui. Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino. Io non posso assolutamente. Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua. La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina. Adesso possiamo fare dell'ottimo pane. La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità. Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi? No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare. E tu, maialino? Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti. No, no, non posso. Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane. Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici. Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me? Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente. Io ne voglio un po'. Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella! Oh, anche io! Io adoro il pane, forza, mangiamo! No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze! Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati. Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi! Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione. Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri! La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi. C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta,
gli uccelli e gli insetti si godevano le belle giornate di sole senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero. Ma che bella giornata! La 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 la! Il violino fa zin zin zin! Le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene! Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi. A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle, ma come lavorano? Eh? Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi. Ti stai trasferendo da qualche parte? No. Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo. No. Beh, allora si può sapere cosa stai facendo? Stiamo portando il cibo nella nostra tana. Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati. Stiamo facendo le scorte per l'inverno. Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio. Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo? Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti. Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno? Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto. Perché preoccuparsi? La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere. Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena? Io canto e suono. Sono un artista. Non posso fare lavori simili. Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme. Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi. La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada. Mi pare proprio uno sforzo inutile. La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino. Ma che bella giornata, la 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 la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La 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 la. Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo. La 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 la. Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio! Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò. Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta. Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo.
Un mattino, le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti, la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni. Era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate. Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice. In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare. Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto. Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò. C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore! Chi è? Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste. Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare. La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese. Che cosa succede? Chi chiede aiuto? Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto. Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato. La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica. Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace. Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione. La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche. E si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé. Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro. Posso chiederti un favore? Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi. Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali. In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo, tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato! Hai paura persino del vento! Com'è fifone! 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 Un giorno, il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone.
arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi. Oh no, il leone se lo mangerà! Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena? Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami. Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto. E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti. Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti. Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo. Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto? Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo. Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista. Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli. Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando. Gli animali riuniti intorno al leone appena sentirono la parola cacciatori iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi. Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui. Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena. Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio. È stato un enorme piacere, Sire. Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla. Perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il
il mio coraggiosissimo principe! Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti. Una volta, in una piccola casa, vivevano tre maialini con la loro madre. Era giunto per loro il momento di lasciare casa e di imparare a vivere da soli. La madre chiamò i tre piccoli porcellini accanto a lei. Miei cari, è giunto per voi il momento di esplorare il mondo. Andate e iniziate la vostra nuova vita. Ma non dimenticate mai, qualunque cosa voi facciate, fatela meglio possibile. Questo è l'unico modo per voi per rimanere in vita. Un po' tristi e un po' emozionati, i tre piccoli maialini dissero addio alla loro mamma e si misero in viaggio. Dopo un po', trovarono un pezzo di terreno dove poter costruire la loro casa. Il maialino più giovane decise di costruire la sua casa di paglia. Pensò che questo era il modo più semplice e veloce per costruire una casa. Così avrebbe avuto un sacco di tempo per giocare. Il più giovane di tutti finì la sua casa in un giorno e urlò agli altri maialini. Ehi, ragazzi, io qui ho già finito! Il maialino più grande diede uno sguardo alla casa. Ok, ma questa casa non ha affatto un aspetto stabile, come ci proteggerà dal lupo? Il maialino più giovane non ascoltò per nulla suo fratello. Tranquilli, non preoccupatevi, non accadrà nulla. Ok, però non dire che non ti avevo avvertito. Il maialino di mezzo decise di fare la sua casa di legno. Con i rami che aveva raccolto nei boschi, decise di costruire una casetta quadrata. Ci mise esattamente 3 giorni per terminare la sua casa. Questa era un po' più stabile rispetto a quella di paglia. Il maialino più grande si avvicinò a lui. Mio caro fratello, hai fatto un ottimo lavoro, ma questa casa non sembra per niente sicura. No, no. Riuscirà a proteggerci dal lupo? L'altro rispose. Non ti preoccupare, questa casa è molto sicura. Ok, poi però non dire che non ti avevo avvertito. Mentre i due porcellini si stavano godendo le loro nuove case, il più grande di tutti era costantemente al lavoro, perché stava costruendo una casa di mattoni e pietre. Gli altri maialini pensavano che il suo sforzo fosse inutile. Tutto ciò che facevano era giocare per passare il tempo. Perché si impegna così tanto? Potrebbe essere veloce come noi. Perché lui ha paura. Il maialino più grande non si preoccupò di ascoltarli. Lavorò per un'intera settimana e riuscì a finire la sua casa fatta di mattoni e pietre. Il giorno dopo, un lupo affamato arrivò vicino alle loro case. Per prima si fermò davanti alla casa fatta di paglia. Il piccolo maialino stava riposando nella sua casa di paglia. Il lupo bussò alla porta. Apri la porta e fammi entrare. Se non lo farai, la tua casa di paglia con un soffio farò volare. Non mi puoi fare nulla, la mia casa è molto stabile. E così il lupo soffiò forte e fece esplodere la sua casa. Con un grande sforzo, il piccolo maialino riuscì a scappare. Corse alla casa di suo fratello, quella fatta di legno. Bussò alla porta. Quando il porcellino di mezzo aprì la porta, il piccolo si gettò dentro la casa. Veloce, chiudi la porta, il lupo sta arrivando qui! Non ti preoccupare, non può farci nulla se restiamo in casa. Dopo un po', il lupo arrivò alla seconda casa, quella di legno, e gridò. Apri la porta e fammi entrare. Se non lo farai, la tua casa di legno con un soffio farò volare. Non puoi abbatterla con un soffio.
E così il lupo soffiò e fece crollare la casa. Entrambi i maialini corsero a casa del terzo maialino e riuscirono a scappare dal lupo. Fratello, il lupo sta arrivando da questa parte, che cosa possiamo fare? Il maialino più grande rispose molto sicuro di sé. Tranquilli, non vi preoccupate, il lupo non può entrare in questa casa. Poco più tardi, il lupo affamato arrivò alla casa del terzo maialino, fatta di mattoni e pietre, e gridò ai tre porcellini. Apri la porta e fammi entrare, se non lo farai la tua casa di mattoni con un soffio farò volare. Non pensarci nemmeno, lupo cattivo, non puoi entrare in questa casa. Il lupo si arrabbiò molto, sbuffò forte, soffiò, ma non successe niente. Non poteva abbattere quella casa. Provò e riprovò, ma non riuscì a muovere un singolo mattone. Infine, essendo esausto, il lupo decise di trovare un altro modo per entrare. Vide il camino sul tetto e iniziò ad arrampicarsi. Rendendosi conto che il lupo stava per salire sul tetto e scendere giù per il camino, il maialino accese rapidamente il fuoco proprio nel camino. Mise un grande secchio d'acqua a scaldare sul fuoco. Il lupo si era arrampicato su per il camino e si buttò giù. Così andò direttamente nel secchio di acqua bollente. Aiuto! Sto bruciando! Aiuto! Salvatemi! Finalmente liberi dal lupo, i maialini si abbracciarono con gioia. I tre porcellini andarono a casa della madre il giorno dopo per raccontarle tutto quello che era successo. Il più giovane andò accanto alla madre e disse: avevi ragione, mamma. Qualunque cosa facciamo in questo mondo, dobbiamo fare del nostro meglio. Se lavori veramente per qualcosa, sarà un successo. Da quel giorno, i due maialini non furono mai più pigri. Lavorarono sodo come il fratello più grande e vissero una vita felice e sicura. Una volta, in un piccolo cottage nei boschi, viveva mamma capra con i suoi caprettini. Ed erano molto felici. I caprettini erano molto carini. Erano tutti come dei giocattolini. Mamma capra, come tutte le madri, amava molto i suoi caprettini. Li proteggeva da tutti gli animali selvatici nella foresta. Un giorno, prima di lasciare la casa per andare in cerca di cibo nella foresta, chiamò i suoi caprettini accanto a lei e disse: miei cari, io vado nella foresta. Non aprite la porta a nessuno. Se il lupo entrasse in casa vi mangerebbe tutti. Lui è molto furbo, sa fare mille travestimenti e tenta di ingannare chiunque. Allora come lo riconosceremo? Il lupo ha una voce rauca, mentre io ho la voce dolce e morbida. Così è possibile riconoscerlo subito per la sua voce. Proprio quando stava andando via, la mamma capra ricordò qualcos'altro. Si rivolse ai suoi caprettini. Oh, un'altra cosa. Le zampe del lupo sono nere e le mie sono bianche. È possibile riconoscerlo anche per questo. Non ti preoccupare, mamma. Ci sapremo proteggere. Fai contare su di noi, mammina. Mamma capra baciò i suoi caprettini uno per uno e si diresse nella foresta. Il lupo, intanto, osservava da lontano. Quando vide andar via mamma capra, aspettò un po' di tempo. Poi andò al cottage e bussò alla porta. Chi è? Caprettini, aprite la porta. Vostra madre è qui. Ho portato del buon cibo per tutti voi. Ma i caprettini riconobbero subito la voce del lupo. Senza aprire la porta, gridarono: tu non sei la nostra mamma! La sua voce è dolce e molto più bella, sì. Tu sei il lupo, non ci puoi ingannare! Il lupo fu molto arrabbiato per non essere riuscito a mangiare i caprettini. Così andò al negozio, comprò un grande pezzo di gesso e lo mangiò. Ora la sua voce suonava molto più morbida. Così tornò al cottage e bussò alla porta nuovamente.
Questa volta il lupo iniziò a parlare con la sua voce morbida. Miei piccoli dolci caprettini, aprite la porta, è vostra madre. Ho portato cibo dalla foresta per tutti voi, miei cari. Udendo la voce morbida del lupo, i caprettini pensarono che fosse davvero la loro madre. Proprio quando stavano per aprire la porta, uno di loro gridò: aspetta, aspetta, guardiamo le sue zampe da sotto la porta. Naturalmente, quando i caprettini guardarono da sotto la porta, videro le zampe nere del lupo. Così gridarono ancora una volta senza aprire la porta. Non ti apriamo la porta! Le zampe di nostra madre non sono affatto nere! Sono bianche, tu sei il lupo! Furioso com'era, il lupo se ne andò. Questa volta andò al panificio. Quando il fornaio vide il lupo fu molto sorpreso. Io sono vegetariano adesso, quindi d'ora in poi mangerò solo pasta. Potreste darmi un po' di farina? Il lupo uscì dal panificio con un piccolo sacco di farina. Quando arrivò vicino al cottage, aprì il sacco e versò tutta la farina sulle zampe. Ora le sue zampe erano tutte bianche. Il lupo bussò alla porta per la terza volta. Miei caprettini, è vostra madre. Ho portato del cibo dalla foresta per tutti voi. Prima mostraci le zampe, così sappiamo che sei tu, mamma. Il lupo mostrò loro le zampe infarinate. Quando i caprettini le videro bianche, credettero che fosse la loro mamma e aprirono la porta. E che cosa videro? Il lupo era proprio lì davanti a loro. Non sapendo cosa fare, i caprettini iniziarono a correre urlando. Aiuto! Aiuto! Scappate! Tanto vi prenderò tutti! Uno dei caprettini andò sotto la scrivania, il secondo nel letto, il terzo nel camino, il quarto invece si nascose in cucina, il quinto si chiuse nell'armadio, il sesto si nascose sotto le tende e il settimo entrò nel gigantesco orologio sulla parete. Ma il furbo lupo era veloce e uno per uno li trovò tutti, ovunque si stessero nascondendo. Venite, io vi catturerò tutti, ho detto fermi! L'unico che non riuscì a trovare fu quello nascosto nell'orologio. Ma il lupo era già pieno, così rinunciò a cercarlo e uscì fuori. C'era un grande giardino un po' più lontano dal cottage. Il lupo giaceva sotto un albero nel giardino e iniziò a dormire russando. Poco tempo dopo, mamma capra tornò a casa. Quando vide la porta aperta, capì che qualcosa di brutto era accaduto e iniziò a urlare. Oh, i miei capretti! Quando entrò in casa fu scioccata. I tavoli e le sedie erano tutti sottosopra, le tende erano strappate, i letti erano tutti disfatti, i cuscini e le lenzuola erano tutte in giro. Mamma capra iniziò a cercare i suoi caprettini, ma non riusciva a trovarli. Iniziò a urlare i loro nomi uno per uno, ma nessuno rispose. Infine fu il momento di chiamare l'ultimo nome. Solo allora sentì una voce in risposta. Mamma, io sono dentro l'orologio del nonno! Mamma capra corse verso l'orologio del nonno e tirò fuori suo figlio. Mamma capra abbracciò suo figlio. Il piccolo capretto iniziò a raccontare la storia piangendo. Il lupo è venuto e ci ha mentito e abbiamo pensato che fossi tu e abbiamo aperto la porta. Il lupo ha mangiato tutti i miei fratelli. Perché, mammina, perché? Mamma capra era molto turbata. Pianse per i suoi caprettini. Con l'unico dei suoi figli rimasti, camminò e iniziò ad andare verso il giardino. Dopo un po', videro il lupo dormire sotto all'albero. Russava così forte da far agitare tutti i rami dell'albero. Mamma capra osservò il lupo per un po'. Si rese conto che all'interno della sua pancia i suoi piccoli si muovevano ancora.
È possibile che i miei capretti siano ancora vivi? Lei aveva un piano. Si rivolse a suo figlio. Corri a casa e portami ago, filo, delle forbici. Mentre il capretto andava a casa, mamma capra raccolse 6 grandi rocce da terra. Dopo un po' la capretta tornò con ago, filo e delle forbici grandi. Mamma capra squarciò il lupo con le forbici. Vide uno dei suoi caprettini immediatamente. E poi anche gli altri cominciarono a vedersi, uno per uno. Erano tutti sani. Mamma capra fu piena di gioia. Abbracciò tutti i caprettini con tanto affetto. Mamma, ti vogliamo bene, figlio. Ti vogliamo bene. Erano tutti molto felici. Oh, miei caprettini, ora siete al sicuro. Mamma capra mise con cura le rocce che aveva raccolto nella pancia del lupo. Poi cucì la pancia con ago e filo. Il lupo dormiva così profondamente che non sentì nulla. Non si mosse. Mamma capra e i caprettini scapparono velocemente. Quando il lupo si svegliò, si alzò. La pancia gli faceva davvero male. Pensò che fosse perché aveva mangiato troppi capretti. Poiché la sua pancia era piena di rocce, aveva tanta sete. Andò vicino al fiume a bere un po' d'acqua. Le rocce si colpivano l'un l'altra. La mia pancia è così pesante e piena. È come se tutte le caprette fossero diventate delle rocce. Il lupo voleva inginocchiarsi e bere un po' d'acqua. Ma essendo le rocce così pesanti, perse l'equilibrio e scivolò nell'acqua. Aiuto, aiuto, fuoco, aiuto! Aiuto, fuoco, aiuto! Urlò chiedendo aiuto, ma nessuno lo soccorse. Non poteva più sostenere il peso delle rocce, così andò sotto, nelle acque profonde. Quando videro quello che era successo, mamma capra e i suoi caprettini corsero al fiume. Mano nella mano, tutti cominciarono a ballare e saltare di gioia. Da quel giorno, mamma capra e i suoi 7 caprettini ebbero una vita felice e pacifica nella loro casetta nella foresta. C'era una volta una foresta dove erano vissuti sempre solo gli animali. Gli esseri umani non ci avevano mai messo piede. E tutti gli animali, sebbene fossero diversi tra loro, vivevano in pace. Ognuno aveva caratteristiche differenti. Per esempio, la scimmia era dispettosa. Lo scoiattolo fifone. Il leone coraggioso. La gazzella veloce. La tartaruga lenta, la volpe furba e le api laboriose. L'unico animale con cui nessuno nella foresta riusciva ad andare d'accordo era il corvo, perché era arrogante. Non gli piaceva dividere il suo cibo con nessuno. A volte arrivava al punto di rubare da mangiare agli altri e poi volare via. Gli animali spesso parlavano tra loro dell'egoismo del corvo e condividevano l'idea che si meritasse una bella lezione. Quel giorno, la volpe, furba e svelta, parlò per prima. Ragazzi, lasciate fare a me. Ho in mente qualcosa per quel corvo egoista e presuntuoso. Vedrete che smetterà di essere così arrogante. Un giorno, il corvo andò in città a cercare del cibo. Tornò alla foresta con un bel pezzo di formaggio nel becco. E si fermò su un ramo per riposarsi un po'. La volpe, osservando la scena da lontano, studiava il modo di riuscire a strappare il formaggio dal becco del corvo. Così si avvicinò all'albero e vide il corvo che teneva il formaggio sul ramo con la zampa mentre cercava di beccarlo. Ehi là, amico mio, che cosa mangi di buono? Non ho mai visto niente di simile. Lo chiamano formaggio. È il cibo degli umani. Mi incuriosisce. Vorrei assaggiarlo. Me ne dai un po'? Non ci penso proprio. Sapessi quanto ho dovuto volare per procurarmelo.
Ma come? Un giorno o l'altro capiterà che anche io dia a te qualcosa da mangiare. Per quale ragione dovrei accettare il tuo cibo schifoso e dividere con te questa leccornia? Non capita tutti i giorni di trovare del formaggio. Qualunque cosa dicesse, la volpe non riusciva a convincere il corvo a condividere il suo cibo. La volpe era intelligente, ma il corvo lo era altrettanto. Così la volpe fu costretta a escogitare un altro piano. Va bene, tieniti pure il tuo formaggio, non importa. Ma lascia almeno che mi avvicini un po' per ammirare questa specialità che ti rifiuti di dividere con me. Quando la volpe cominciò ad arrampicarsi sull'albero, il corvo, preso dal panico, afferrò con il becco il formaggio e volò su un altro ramo. Allora la volpe si spostò e raggiunse di nuovo il corvo, ma anche questa volta lui non voleva proprio saperne di dividere il suo cibo. La volpe allora fece un'altra pensata e se ne uscì con una nuova strategia. Quali sono i difetti peggiori del corvo? È presuntuoso e arrogante. Forse se sfrutto queste sue debolezze riesco a ottenere quello che voglio. Ehi, amico! Vuoi sapere perché sono qui in verità? Il corvo, per essere sicuro di non lasciarsi sfuggire il formaggio, rispose senza aprire il becco. Perché? Mi hanno detto che la tua voce è la più bella che si sia mai sentita in tutta la foresta e che quando canti tutti gli animali rimangono ammaliati. Quando udì queste parole, il corvo cominciò a pavoneggiarsi sentendosi molto orgoglioso e sicuro di sé. Cantami una canzone, così posso ascoltare anche io la tua bellissima voce e parlarne con i miei amici. La volpe aveva finalmente trovato il punto debole del corvo. E così, quando lui aprì il becco per cantare, il formaggio cadde giù e naturalmente la volpe fu pronta ad afferrarlo. Il corvo rimase sbigottito, incredulo. Oh, ma guarda un po', il tuo prelibato formaggio è caduto proprio nella mia bocca, davvero gustoso. Per l'arroganza e la superbia, il corvo aveva perso il suo cibo lasciandolo alla volpe. Quindi, amico mio, cosa abbiamo imparato? Non presumere mai di essere al di sopra di ciò che sei e non credere a tutto quello che senti dire. Non dire mai che tu sei il migliore e non dimenticare, potrebbe esserci sempre una mente superiore alla tua. Dopo aver pronunciato queste parole, la volpe si allontanò e scomparve nel folto della foresta. Da quel giorno il corvo smise di essere arrogante ed egoista. Diventò amico di tutti gli altri animali e divise sempre con loro il suo cibo. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane. Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione? Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai. Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande? Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono. Beh, io invece no. Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa. Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re? E poi qui non c'è bisogno di nessun re. Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio. La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre. Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto. Le altre rane allora si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto. Mamma mia, che animale enorme! Proprio in quel momento ebbero un'idea. La rana egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto. Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi? Piccolo? E chi tu? Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé. Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa. Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme. Vorrebbe conoscerti. Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande. Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago. Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re. Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio? Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che, parlando di lui, aveva detto che era grande. Adesso vi mostro quanto posso crescere. E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi. Sono grande come il bue? No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più. E adesso sono grande come il bue? No. Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo! Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui. La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.